La riserva delle Saline è praticamente attaccata al centro urbano di Trapani e all'area industriale. E sono davvero tante le questioni aperte che scaturiscono da questa continuità tra città ed area protetta che, tra l'altro, oltre a fare parte dei siti Natura 2000, è anche una zona umida di importanza internazionale tutelata dalla Convenzione Ramsar. Aspetti di cui tiene conto il piano di gestione della riserva nell'azione di salvaguardia del grande patrimonio naturalistico e paesaggistico delle Saline, e da cui il WWF, ente gestore della riserva, si deve attenere scrupolosamente anche per quel che riguarda le zone confinanti, dove c'è bisogno di un'apposita pianificazione, come rimarcato dal direttore dell'area protetta Silvana Piacentino nel corso dell'incontro con il sindaco Giacomo Tranchida, che dal canto suo, considerato l'iter attualmente in corso di revisione e aggiornamento del PRG, si è detto disponibile a promuovere un incontro tra gli uffici del comune e la direzione della riserva per valutare le proposte da sottoporre ai progettisti, in coerenza con gli obblighi di conservazione del sito Natura 2000. Tra i temi di cui si è parlato anche il progetto, tra l'altro richiesto e sollecitato dall'ente gestore per la realizzazione di una nuova condotta del depuratore consortile. Quella attualmente in funzione infatti costeggia e in parte attraversa la zona A della riserva delle Saline di Trapani Paceco. E i ripetuti guasti e le successive riparazioni vanno ad aumentare problemi nel perimetro dell'area protetta, che è in tutto e per tutto una zona umida di importanza internazionale. Ma tra i nodi da sciogliere c'è anche quello dell'ampliamento del cimitero di Trapani e i progetti nella zona di Punta Tipa. In entrambi i casi, l'ente gestore della riserva è chiamato ad esprimere un parere preventivo legato alla presenza del sito ZSC ITA 010007 nell'ambito della procedura per il rilascio delle autorizzazioni. Il progetto del Parco Urbano di San Giuliano ha avuto parere negativo sia dalla Regione che dall'ente gestore della riserva. L'amministrazione comunale ha quindi disposto la sua rimodulazione tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito ZSC, dove tra l'altro il CNR di Palermo sta portando avanti il progetto Life Calmarsi per la tutela della calendula marittima. Ci sono poi le problematiche legate all'area industriale che confina con la riserva naturale. Da questo versante il WWF con la responsabile Silvana Piacentino ha ribadito la necessità di non realizzare nuovi impianti. A riguardo, il sindaco Tranchida ha prospettato l'intenzione di puntare sul polo intermodale di Milo, soffermandosi sulla necessità di trovare le risorse economiche necessarie per dotare l'area di rete fognaria.